Buongiorno ragazzi, oggi seconda puntata dei nostri assaggi nerd e come potrete capire dalla mia faccia parliamo di colazione. Vi voglio dare un indizio, con che cosa faremo colazione questa mattina? Oggi voglio far colazione con voi. Vi è piaciuta? Bene, oggi abbiamo una tazza, eccola qua, ovviamente di Paperino. Abbiamo un cucchiaio, abbiamo del latte e quindi con che cosa faremo colazione oggi? Andiamola a scoprire immediatamente. E allora oggi andiamo a fare colazione con i nuovissimi cereali della Kellogg's di Vaiana. Sia che voi siate vaiane, sia che voi siate mauiani, questi sono i cereali che fanno per voi. Ma veramente non lo so, li ho appena comprati, sono ancora chiusi e non so neanche che gusto ci abbiano, però li andiamo ad assaggiare insieme. Allora, intanto leggiamo che c'è scritto: vortici multicereali al gusto di miele e spirales multicereales con sapore miele. Ok, quella è un'altra lingua. E ok, guardate, c'è anche pua. C'è anche pua, perché chi non si capisce se Maui adesso si farà cereale e maiali, maiale con i cereali. E quindi se è un piatto praticamente così. Allora sembra che praticamente Maui si voglia mangiare il maiale con i cereali. E quindi ecco Vaiana col bastone che dici: se tocchi pua ti gonfio come una zampogna. Va bene, allora andiamo a vedere questi vortici, perché come vedete qui dalla confezione sono proprio dei vortici. Ma saranno quelli dei tatuaggi di Maui? Andiamola a scoprire immediatamente. Allora, andiamo ad aprire la confezione. Cerchiamo di aprirla il meglio possibile, perché non si sa mai, che la teniamo per una collezione futura. Collezioneremo scatole di cereali, e poi collezioneremo buste delle scatole dei cereali, e poi collezioneremo i cucchiai delle buste delle scatole dei cereali. Noi collezioniamo tutto. Allora, eccoli qua. Guardate che spettacolo. Eccoli qua. Sono proprio dei vortici. Ma sono dei vortici bellissimi. Guardate, tra l'altro sono dei vortici e non stanno neanche fermi. Stanno proprio vorticosamente volteggiando. Ok, allora andiamoli ad aprire. Vediamo nel dettaglio questo splendido vortice di Moana. Eccolo qua. Guardate che bello questo vortice. È un vortice di cereali, è un vortice di dolcezza. Vediamo, assaggiamolo prima a secco. Vediamo com'è. Porco Giuda, è proprio buono. Porca miseria, è proprio buono, l'avevo sottovalutato. Porca miseria. Allora aggiungiamoci del latte e vediamo che succede. Allora, eccoli, guardate come corticosamente cadono nella tazza. Eccoli qua, guardate che bellissimi dentro la tazza. Guardate che spettacolo, una tazza di vortici. E allora ci andiamo a versare del latte freddo. Eccolo qua, guardate che bellezza. Dopodiché mescoliamo tutto e andiamo ad assaggiare con il latte fresco. Che buoni! A voi come piacciono i cereali? Con latte freddo o con il latte caldo? Come vi piacciono? Che li mettete, si cominciano a inzuppare e ve li mangiate croccanti? O vi piacciono quando si spappolano e diventano una pappa in forma e molliccia? Ok, andiamo ad assaggiare con il latte, perché soli sono buoni, ma vediamo con il latte. Buoni, buoni, buoni. Buoni. Ok ragazzi, sono veramente buoni. Poi ci si può aggiungere il cacao, insomma potete fare tutte le zozzerie che volete. Non so quando vedrete questo video, ma qui oggi nell'emisfero nerd è ora di colazione. E quindi abbiamo fatto colazione con i cereali di Vaiana. Secondo appuntamento dei nostri assaggi nerd. Non potevamo mancare. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, diffondete il canale, condividetelo se pensate che qualcun altro possa fare colazione così. E al prossimo video ragazzi. Ciao!